Ciao amici di Iceberg, eccoci qua, una nuova puntata anche oggi. Prima di dare via alla sigla, vogliamo ricordare Andreino Silanos, di 81 anni, è scomparso ieri, è stato un campione della boxe, è stato titolo italiano e niente, un saluto alla famiglia di Andreino Silanos. Vai con la sigla, Paolone, oggi abbiamo diversi ospiti e ve li presenterò uno per uno. Grazie, expert! Gli esperti sempre con voi! Il primo ospite di oggi è una signora, Desiree. Desiree è consigliere regionale, una donna battagliera, come abbiamo avuto modo di vedere anche qualche giorno fa. Manda un messaggio al governo regionale. In sintesi, anche se poi per qualche minuto vedrete il suo discorso, cosa dice? Ma dobbiamo spendere i soldi e allora stiamo attenti, spendiamoli bene, diamo delle priorità alle cose più importanti. Sentiamo cosa dice Desiree. Cittadini, di tutti i cittadini sardi. Addirittura il governatore parlava anche di un'accensione di mutuo, perché non bastano i soldi che abbiamo a disposizione, ed è vero che la coperta è corta, per cui se tiri da una parte l'altra parte rimane scoperta. Assolutamente vero, ma è anche vero che quello che hai lo devi scegliere bene e devi scegliere dove e come destinarlo. In questo momento non ti puoi permettere di spendere i soldi così come li stai spendendo, in maniera scellerata. E questo per quanto riguarda le cliniche private, per cui questo lo mettiamo un attimo da parte. E sicuramente, dopo che passerà questa emergenza, sarò la prima a riportare a galla questo argomento, perché non è possibile che in questo momento di grande crisi si pensi ad agevolare il privato e non a lavorare tutti insieme, davvero tutti insieme, per cercare di superare questo momento. E questo dal punto di vista sanitario. Vado in capogruppo avanti ieri, io ve l'avevo detto, il mio obiettivo era quello di lavorare tutti insieme per cercare di buttare giù veramente delle proposte e per cui delle misure di sostegno a favore delle imprese sarde, delle famiglie e anche degli invisibili, quelli che chiamo invisibili, che fino adesso hanno vissuto la giornata, perché ce lo dobbiamo dire, esistono, ci sono e da adesso e fino adesso sono stati invisibili, ma adesso non devono diventare forse più visibili degli altri e bisogna pensare soprattutto al più fragile e al più debole. Il governatore Solinas a questa richiesta si è preso 48 ore. Ricordo che la capogruppo è stata avanti ieri, è finita alle 20:30 e dovevano passare 48 ore, tempo che lui si è preso, che ha promesso che gli servivano per naturalmente preparare una proposta di legge con la giunta e tempo che gli serviva per farci pervenire questa proposta di legge. Peccato che siano passate 48 ore, io un po' l'avevo subdorato, devo dire la verità, non ci avevo creduto, però ho voluto dare fiducia almeno in questo momento di crisi e di emergenza, ma non ci è arrivato nessuna proposta di legge. E naturalmente domani faremo una richiesta formale, credo con tutte le altre forze politiche di opposizione, perché dobbiamo intervenire subito. Non servono le 48 ore, bisogna lavorare subito, in fretta. Le aziende sono chiuse, le persone non hanno più i soldi per fare la spesa, la gente davvero sta male, per cui non bisogna attendere le 48 ore. Da orario è ora, è tempo che lui si è preso per questa proposta che naturalmente non è pronta e quindi non ci è arrivata. Vi terrò aggiornato perché domani faremo una richiesta formale di convocazione di un'altra capogruppo, lo chiederemo direttamente al Presidente affinché almeno le proposte che noi abbiamo prontissime, non da 48 ore ma da una settimana, possano davvero andare avanti e possono essere discusse. Vi terrò aggiornati, grazie. Un altro dei nostri artisti, un attore che ha voluto mandarvi un suo messaggio è Maurizio Pulina. Ripeto, ha fatto tante esperienze nella televisione, nel cinema, è un attore qualificato, ha anche insegnato dizione, insomma, nei corsi che si sono svolti nella nostra città. E vediamo il contributo di Maurizio. Credo che
abbia letto un canto di Dante. Lo giorno se n'andava e l'aere bruno toglieva gli animai che sono in terra delle fatiche loro, e io solo uno m'apparecchiava a sostener la guerra sì del cammino e sì della pietate che ritrarrà la mente che non erra. O muse, o alto ingegno, or m'aiutate, o mente che scrivesti ciò che io vidi, qui si parrà la tua nobilitate. Io cominciai, poeta che mi guidi, guarda la mia virtù se l'è possente, prima che all'alto passo tu mi fidi. Tu dici che di Silvio il parente, corruttibile ancora, d'immortale secolo andò e fu sensibilmente. Però se l'avversario d'ogni male cortese i fu, pensando l'alto effetto uscir dovea di lui e il chi e il quale, non pare indegno ad uomo d'intelletto, che fu dell'alma Roma e di suo impero, nell'empireo ciel per padre eletto, la quale il quale, a voler dirlo vero, fu stabilita per lo loco santo, usiede il successor del maggior Piero. Per questa andata, onde li dai tu vanto, intese cose che furon cagione di sua vittoria e del papale ammanto. Andovvi poi lo vas d'elezione per recarne conforto a quella fede che è principio alla via di salvazione. Ma io perché venirvi? O chi il concede? Io non Enea. Io non Paolo sono, me degno a ciò né io né altri il crede. Perché se del venire io m'abbandono, temo che l'avvenuta non sia folle, se savio intendi me chi non ragione. E qual è quei disvolcio che volle e per novi pensier cangia proposta, sì che dal cominciar tutto si tolle, tal mi fec'io in quella oscura costa, perché pensando consumai la m'impresa che fu nel cominciar cotanto tosta. Sì, ho ben la parola tua intesa, rispuose nel magnanimo quell'ombra, l'anima tua è da viltà di offesa, la qual molte fiate l'uomo ingombra, sicché d'onrata impresa lo rivolve, come falso veder bestia quand'ombra. Da questa tema ciò che tu ti solve, dirotti perch'io venni è quel ch'io intesi nel primo punto che di te mi dolve. Io era tra color che son sospesi, e donna mi chiamò beata e bella, tal che di comandare io la richiesi. Lucevan gli occhi suoi più che la stella, e cominciommi a dir soave e piana con angelica voce in sua favella. O anima cortese mantuana, di cui la fama ancor nel mondo dura e durerà quanto il mondo lontana. L'amico mio e non della ventura, nella diserta piaggia è impedito sì nel cammin che volte è per paura. E temo che non sia già sì smarrito, ch'io mi sia tardi al soccorso levata per quel ch'io ho di lui nel cielo udito. Or movi, e con la tua parola ornata, e con ciò che a mestieri al suo campare l'aiuta, sì, chi ne sia consolata. I son Beatrice che ti faccio andare. Vegno del loco ove tornar disio, amor mi mosse che mi fa parlare. Quando sarò dinanzi al Signor mio, di te mi loderò sovente a lui. Tacette allora. E poi cominciai io. O donna di virtù, sola, per cui l'umana spezie cede ogni contento di quel ciel che minor li cerchi sui, tanto m'aggrada il tuo comandamento che l'ubbidir, se già fosse, m'è tardi. Più non te uò caprirmi il tuo talento. Ma dimmi la cagion che non ti guardi dello scender qua giuso in questo centro, dell'ampio loco ove tornar tu ardi. Da che tu vuò saver cotanto adentro, dirotti brievemente, mi rispuose, perch'io non temo di venir qua entro. Temersi dee di sole quelle cose che hanno potenza di fare altrui male, dell'altre no, che non son paurose. I son fatta da Dio sua mercè,
tale che la vostra miseria non mi tange, né fiamma desto incendio non m'assale. Donna e gentil nel ciel che si compiange di questo impedimento, ov'io ti mando, sì che duro giudicio la suffrange. Questa chiese Lucia in suo dimando e disse: Or ha bisogno il tuo fedele di te, e io a te lo raccomando. Lucia, nemica di ciascun crudele, si mosse e venne al loco dove era, che mi sedea con l'antica Rachele. Disse: Beatrice, loda di Dio vera, che non soccorri quel che t'amò tanto, che uscì per te dalla volgare schiera? Non odi tu la pieta del suo pianto, non vedi tu la morte che il combatte sulla Fiumana ove il mar non avanto? Al mondo non fur mai persone ratte a far loro pro o fuggir lo danno, com'io dopo cotai parole fatte. Venni qua giù del mio beato scanno fidandomi del tuo parlare onesto, con ora te e quei cudito l'hanno. Poscia che m'ebbe ragionato questo, gli occhi lucenti lagrimando volse, perché mi fece del venir più presto. E venni a te così com'ella mi volse, dinanzi a quella fiera ti levai, che del bel monte il corto andar ti tolse. Dunque che è? Perché? Perché restai? Perché tanta viltà nel core allette? Perché ardire e franchezza non hai? Poscia che t'hai tre donne benedette curandi te nella corte del cielo, e il mio parlar tanto ben ti promette, quali fioretti dal notturno gelo chinati e chiusi, poi che il sol m'imbianca, si drizzan tutti aperti in loro stelo, tal mi fec'io di mia virtuade stanca, e tanto buono ardire al cor mi corse, ch'io cominciai come persona franca. O pietosa colei che mi soccorse, e te cortese ch'ubbidisti tosto alle vere parole che ti porse. Tu m'hai con desiderio il cor disposto, sì al venir con le parole tue, chi son tornato nel primo proposto. Or va, con sol volere e d'ambedue, tu duca, tu signore e tu maestro, così gli dissi. E poi che mosso fue, entrai per lo cammino alto e silvestro. Abbiamo attivato un servizio a domicilio che in realtà facevamo già per quelle persone vicine, quelle persone anziane. Quindi abbiamo pensato di ampliare questo servizio e di renderlo a tutta la cittadinanza di Alghero. Ci ha inviato un video, tra l'altro girato nella nostra città, qui ad Alghero, Enzo Mugoni. Il titolo di questo brano che ci fa ascoltare oggi è Il messaggio. Enzo Mugoni. Ho un messaggio da riportare e sono solo qui per raccontarti come la vita stenta a camminare, ma non è difficile incontrarti. Nel mio silenzio c'è una voce, sono parole di paure e coraggio, e nella notte che tutto tace è con la quiete che comincia il viaggio. Avrò silenzi per te, avrò parole per chi ha bisogno di parole nuove. Credo nell'uomo che porto con me, credo nel segno e mi lascio, e perché porto dentro pensieri di pace interiore. Credo nell'essere abbraccio così, credo in un battito e prego da qui, porto dentro canzoni da farti ascoltare e sorrido dal centro del cuore. Thank you.
messaggio da farti ascoltare. Sono vivo qui per ringraziarti. Questa vita che a volte fa male, ma che cresce e non so fermare. Nel mio silenzio c'è una luce, sono raggi di una forza accecante. E nel buio che tutto tace, ma il tuo cuore che governa la mente. Avrò silenzi per te, avrò parole per chi ha bisogno di parole nuove. Credo nell'uomo che porto con me, credo nel segno e mi lascio perché porto dentro pensieri di pace interiore. Credo nell'essere abbraccio così, credo in un battito e prego da qui. Porto dentro canzoni da farti ascoltare e sorrido dal centro del cuore. Così credo in un battito e prego da qui. Porto dentro canzoni da farti ascoltare e sorrido dal centro del cuore. E sorrido dal centro del cuore. Il pane di tutti i giorni, cotto anche col forno a legna. Farinelli Fresco Market. Allora, ci manda un video messaggio il mio amico e ex compagno di banco dei tempi della scuola, Luciano Lobrano. Luciano sta vivendo in campagna, in una fattoria, ha degli animali, un posto bellissimo da cui si vede il golfo di Capocaccia e in alto. In una collina. Vediamo il suo servizio. Non ha voluto parlare, però ci ha mandato tutti gli aspetti della fattoria, i maialetti appena nati, il cavallo, i vitelli e il paesaggio strepitoso. Io ci ho aggiunto una musichetta in stile country. Vediamo il montaggio di Paolo Calarese. Periodo in cui gli artisti non possono esibirsi nei teatri, ci sono delle possibilità appunto date dal web, date dalla televisione. È una bellissima iniziativa di Last TV, una TV che segue particolarmente la danza a livello nazionale e internazionale. Uniti con la danza e uniti per la vita, questa è la manifestazione a cui hanno partecipato oltre 300 scuole di danza con 2000 allievi. Il ricavato, cioè le iscrizioni delle scuole,
è stato donato allo Spallanzani di Roma. Hanno visto la trasmissione oltre 40.000 spettatori in streaming e ha partecipato una giuria qualificatissima, i migliori ballerini nazionali e internazionali. Vediamo il piccolo brano che ha inviato Francesca a questa manifestazione di danza, Last TV. Numero 324, coreografia Sparkling Light Blue, interprete Jurato Francesca. Numero 325. Bene, oggi abbiamo avuto tanti contributi e l'ultimo regalo che vogliamo fare per la trasmissione di oggi è un brano. Nello scorso Natale, durante le festività, c'è stato un bellissimo concerto al Teatro Cinema Miramare. JP e The Soul Voices sono dei negro americani. Lui è un pastore, quindi è un religioso, e però la musica è importante nel gospel e nel blues. Ci cantano Alleluia e con questo vi salutiamo e ci vediamo lunedì. Ciao amici di Asber con Alleluia.
Un pasto senza vino è come un giorno senza sole. Farinelli Fresco Market. Piccoli, sinceri e convenienti.